Ciao! Oggi voglio farvi il video review più applicazione di un mascara di Estée Lauder che mi sta piacendo tantissimo in quest'ultimo periodo ed è uno dei mascara che sto più utilizzando. È il mascara Sumptuous Extreme, non so bene come si pronunci, è scritto Sumptuous. È un mascara volumizzante che promette appunto un volume molto estremo, diciamo, alle ciglia. Ed effettivamente a mio parere è un mascara che riesce nel suo intento, perché è un mascara che ha uno scovolino fatto in modo tale che riesce a prendere benissimo le ciglia, sia quelle diciamo più esterne che quelle vicino al dotto lacrimale, che sono un po' più piccoline. È un mascara che è molto nero, infatti la sua formula è, cioè il colore è Extreme Black, non è pesante. È un mascara che a mio parere con una sola passata si riesce ad avere un bel effetto e quindi a non appesantire le ciglia. E anche un'ottima formulazione perché asciuga in fretta, e quindi io sono una che faccio un po' di pasticci con l'applicazione del mascara, perché di solito vado a sporcarmi sempre la palpebra. Con questo no, perché asciugando molto in fretta è molto difficile sporcarsi, ecco. Quindi è un mascara che è promosso a pieni voti. Devo dire che appunto come contro invece c'è il prezzo, perché è molto alto, si aggira sui 27 euro all'incirca da Sephora. E un altro contro invece è il colore, perché esiste soltanto nella colorazione nera, che ok, è quella che appunto universale che si utilizza di più, però sarebbe carino anche mettere magari una colorazione tipo marrone piuttosto che rosso scuro, perché secondo me è un ottimo mascara, è uno dei migliori che abbia utilizzato nell'ultimo periodo. Chiedo scusa per la mia voce nasale, ma è un periodo un po' in cui sono malatissima e quindi ho fatto 2-3 giorni di pieno raffreddore e sto cercando di venirne fuori, adesso è venuta la tosse, quindi di bene e peggio, ecco. Però vabbè, ho deciso di fare lo stesso questo video perché volevo farvi vedere questo prodotto, perché per chi come me ha bisogno principalmente di volume alle radici delle ciglia, e leggermente di allungarle, perché comunque io non ho bisogno di allungare molto le ciglia, questo è ottimo. A mio parere però si deve avere anche una buona base, diciamo che se si hanno poche ciglia ovviamente non fa miracoli, però io ho notato una grossa differenza, ve la farò vedere dopo con l'applicazione, fra le ciglia struccate e con il mascara. A mio parere veramente è veramente molto molto buono, l'ho detto 600 volte più o meno, che mi piace. Questo mascara contiene una formula che si chiama Extreme Bold Volume e contiene un mix di fibre che vanno appunto a dare la caratteristica di mascara volumizzante, e in più ha una funzione, diciamo, rafforzatrice delle ciglia, perché al suo interno contiene sia rosmarino, che è un antiossidante, che pantenolo, che è appunto la vitamina B5. Quindi effettivamente è un ottimo mascara, però vi lascio il video in cui lo spezzone di video in cui applico il mascara per farvi vedere l'effetto e farvi capire la differenza fra le ciglia struccate e le ciglia truccate col mascara. A dopo. Mi piace lo scovolino fatto così, perché la parte, diciamo, più sottile, con quella parte, diciamo, vado a stendere dove c'è appunto le ciglia più piccoline, e non vado a sporcarmi in questo modo, mentre invece molti mascara, essendo grossi tutti uguali, praticamente poi vado a sporcarmi sempre la palpebra, e invece con questo sinceramente non ho verificato questo tipo di problema. E poi basta veramente una passata leggerissima e l'effetto mi piace tantissimo. Quindi questo è l'effetto finale con una passata semplice di mascara. Come vi ho detto, io non sono una che va a mettere più passate. Se va bene già la prima passata, preferisco, perché almeno è molto meno pesante sugli occhi, si sente molto meno, e questo veramente non si sente minimamente.
Spero vivamente si sia vista la differenza tra l'occhio truccato e quello non, e perché questo poi era l'obiettivo del video, della categoria, diciamo, di video review più applicazione. Credo di avervi detto praticamente tutto. Fatemi sapere se l'avete mai provato o se avete dei mascara da consigliarmi, della stessa categoria, diciamo mascara volumizzanti. Noi ci vediamo al prossimo video, un bacione, ciao! Spero si è... no. Così no. Spero si sia vista la differenza perché secondo me è diciamo la Non dentro un complesso, i Pink Floyd. Ma passiamo all'applicazione che è meglio. Gli dici, vi lascio al video close up dell'occhio dove vi farò vedere come si applica questa mascara. Per E in più contiene all'interno un complesso di vitamina B5, cioè pantenolo, e di rosmarino che va a rafforzare le unghie e a curare. Dei piedi, lunghi dei piedi, mascara, un così. Ma come ti viene? Questo è bello, non sì, mascara per le unghie. Non riesco più a parlare adesso.